Buongiorno, siamo alla intervista di Mondo. Questa volta, oggi, abbiamo un ospite un po' particolare. Normalmente, fino ad oggi, abbiamo intervistato personaggi della politica, della cultura. Non ci capitava certamente di mettere in programma una intervista un po' originale come quella di oggi. Lo dico perché Antonino Esposito non è uno chef. Se per chef si intendono quei personaggi che si descrivono attraverso il video televisivo, attraverso i libri di ricette, quelli che danno buoni consigli alle massaie che stanno a casa o che fanno le giurie di ipotetici premi qui e là, lungo come dire, i tanti canali che oggi si occupano di cibo. No, Antonino Esposito è un artigiano. Se per artigiano del cibo intendiamo colui il quale costruisce, inventa, crea un prodotto che non c'è, con una maestria che sta nel trasformare la materia prima in forme e da sola inutile, in una creazione che ha, direi, caratteristiche artistiche. Pensate per un momento alla pizza. La pizza, poi adesso Antonino ci descriverà come lui inventa la pizza. Oh, attenzione, signori, la pizza di Antonino Esposito non è uguale a un'altra pizza. E qui sta la straordinarietà dell'artigiano in quanto artista, come diceva Lorenzo De Medici. È un artista, cioè crea qualcosa che non esiste, non c'è, fino a quando lui con le sue mani e la sua creatività, la sua esperienza, la sua cultura, la sua storia, sua e del territorio dove lavora, perché quel territorio è il luogo dove è nata la creazione, inventa la pizza. Io ho letto in uno dei libri che ha scritto Antonino Esposito che la sua invenzione, che lui rivendica come giustamente come sua invenzione, è la frusta, cioè una pizza napoletana che ha un'altra forma, non quella tradizionale, ma non è solo un problema di forma, è un problema di sostanza. Il sapore della frusta sorrentina è un sapore diverso dalla tradizionale e nota e conosciuta pizza napoletana. In un altro passo di un altro libro ha scritto che un pizzaiolo si riconosce nel suo valore artistico dalla marinara, perché la marinara, dice Antonino Esposito, è una pizza fatta di ingredienti, di materia prima. Il suo sapore, il suo profumo, la sua straordinaria seduzione dei suoi colori sta nella maestria di chi la fa. Allora, Antonino Esposito, io non vorrei aggiungere altro se non chiederti: dov'è il segreto della tua creazione? Innanzitutto, buongiorno. Io davvero mi sento onorato di un'intervista fatta da lei e fatta dalla vostra testata. Davvero, sono quelle cose che poi ti danno tanta voglia di fare questo mestiere, che è la parola che ti porti sempre, è passione, ma a volte questa passione, questa parola viene detta un po' facile. In questo periodo, in questo periodo storico, questa pandemia, questi giorni in casa, questi giorni stare con la propria famiglia, chi ha la possibilità di avere, di avere i propri cari, figli, nonni, animali, cani, gatti, ti appropri del tuo essere, ti appropri di dire: ma io fino ad ora che cacchio ho fatto? Fino ad ora ho dato 51 anni, 52, tra cui 47 di lavoro, senza prendere una boccata d'ossigeno, una boccata d'aria, ma per un sogno.
Il sogno è stato realizzato per una casa e l'abbiamo fatta. Ora il sogno è di viverla. E il primo giorno che entrai in questa casa piansi sul letto, mi guardavo intorno e non credevo che questa casa poteva essere mia. Ci ho passato tante volte attorno a questa strada. È una bella casa. Dicevo, bella quella casa. D'improvviso mi ci trovo dentro. E dissi con la mia compagna, dissi, me la devo vivere. Va bene. Passò un paio di giorni e cominciai la routine. L'attività, vai su a Milano, scendi giù a Catania, gente che ti vuole di qua, gente che ti vuole di là, più di 60 dipendenti fra tutte queste, insomma, la giornata passa, arrivi la sera, la notte, a casa, la mattina parti quando ancora a volte ancora non c'è sole, prendi gli aerei, i treni quando ancora è tutto buio e poi ti arriva questa pandemia, con tutto il dovuto rispetto per le persone che non ci sono più. Ma io da questa cosa sono rinato. Io ho scoperto la famiglia. Ho scoperto cosa vuol dire fare un caffè e portarla alla mia compagna a letto. Vuol dire fare colazione con l'ultima arrivata e piangendo dentro per non averlo fatto con le altre due. Ma erano altri tempi. Dovevo lavorare, dovevo perseguire un sogno. Quindi quando si dice passione, e poi tutto portato a quello che oggi poi tu fai, il lavoro ti porta la grazia, ti porta la parte economica dove tu puoi fare queste, puoi vivere. Quindi se non c'è la passione, allora a volte dire passione non è proprio così facile, cioè, è una parolona, poi se la si vuol dire così tanto per dire, allora diciamo passione. Io la passione la dico con il cuore, la dico anche con gli occhi lucidi, perché la vita è stata difficile, ma non per fare così. Può essere che questa parte difficile mi ha aiutato a fare quello che ho fatto. E quindi, arrivando su una parola più semplice, le pizze tonde forse erano troppo facili, pensando che quando ho cominciato non riuscivo a farle tonde. Non mi veniva per niente tonda, poteva essere massimo quadrata. E poi da lì è cominciata andata la fantasia. Quello che la fantasia qual è? È quella che a volte ti può anche mancare nello studio, perché non ho studiato, non ho avuto la possibilità. E allora non potevo, l'inventiva mi ha aiutato tantissimo. E quindi con l'inventiva e con la voglia di fare e con una testa che non conti fino a 10, ma conti neanche fino a 1. E hai detto, ok, questa frusta la voglio vendere in tutto il mondo. E passavo vicino a una chiesetta, non è una chiesetta, un orale, come si può dire, una madonnina che sta vicino a casa mia, e lo dicevo. E ora, per farla breve, questa frusta la vendo in tutto il mondo. Mi è arrivata una foto proprio di 2 giorni fa di un amico che sta a Toronto e c'era la frusta, la sorrentina nel supermercato, detto mangio, non si può spiegare, stavo in aereo e mi portarono la frusta e poi mi dissero pure com'era, che gli vedi, quella sorrideva, quella forse l'hostess mi disse, questo è pazzo, questo è, perché sorride, perché dice così buona, perché mi guarda con gli occhi così, io parlo poco inglese, non so neanche spiegarlo che le facevo io, quindi direttore, passione, spero che chi lo dice in tutti i mestieri, quindi, lo dice con il cuore, non con solo per farsi bene. Ma tu sei, non riesci a perdere per la strada, lungo la strada del successo, non riesci a perdere la tua umiltà. E lo sottolineo perché l'umiltà è una virtù delle persone intelligenti. E qual è la tua umiltà? Te lo dico io dove sta la differenza. Tu usi la parola passione, la usi sempre. La usi nelle interviste, la usi quando parli con gli amici, la usi per i titoli dei tuoi libri. La pizza è una passione. Ma c'è una verità invece che è espressa in un altro modo, che dice faccio pizze e sforno idee.
È questa la straordinarietà del personaggio Antonino Esposito, perché lui dentro al forno ci mette le pizze, anche la frusta, ma quando tira fuori idee, idee di successo, perché non si passa facilmente da una condizione del pizzaiolo della periferia d'Italia ad avere 4-5 ristoranti. È una strada impervia, fatta di tanti ostacoli. Se si arriva a questo successo, vuol dire che si sfornano idee, non pizze. Sei un personaggio straordinario. Io la ringrazio. Devo dire che chi non lavora non sbaglia. Ma dici un po' di queste idee, dai. Confessane qualcuna. Ma io le idee ho cominciato quando ero ragazzo. Andavo giù in spiaggia su una scogliera e vedevo che c'era tanta gente, però e pensavo, però un barretto qui no, non potrebbe fare soldi. Però come si fa? Vabbè, pensavo, c'è un sacrificio perché sono tante scale, però porti un frigorifero. Cioè, chi ha voglia di fare i commercianti, di fare soldi, cioè, di uscire da quella che è, specialmente ma per caso quel baretto sulla spiaggia l'hai fatto? No, quella era una delle prime idee. Negli anni 80 pensavo di fare una video, delle ricette sulla pizza, negli anni 90, no? Quando ancora c'era la cassetta, ma non c'erano i soldi, cioè le idee ci sono sempre state. Poi qualcuno le ha fatte, io pensavo, vabbè, pazienza, però l'ho avuto prima io l'idea, cosa mai? Ma ce ne sono tante le cose che sono state fatte prima. La fortuna è che ho avuto anche per fortuna in televisione un primo programma sulla pizza, sulla storia, l'abbiamo fatto noi. Un primo libro sulla pizza, però quella là che la signora Maria a casa la può rifare, l'abbiamo fatto noi e ne abbiamo venduto davvero tante. Quando vedo quelle ricette 48%, 3 grammi.3, idratazione al 58.5, ma mi domando, ma la signora Maria a casa, come, oppure comprate la macchina, l'impastatrice, così. Io ho fatto dei libri che sono andati bene, che sono addio, impastando a mano, con 4 ingredienti, non dicendo di usare farine miracolose, dicendo di usare la sugna, la sugna, anzogna, e tutti quanti che... cioè di dare il giusto rapporto, di essere come sei, non nascondere anche il tuo dialetto, le mie 4 parole in italiano, il mio slang, il parlare con le mani, perché a me sei te stesso, lo dici con il cuore, le parole, sbagli, ti fai un sorriso, sbagli un verbo, ci fai un sorriso, stesso te. Ridere anche su due sbagli, questo è effettivamente oggi apri il web e vedi ragazzi che già si chiamano maestri, qualcuno si chiama imperatore per fare una pizza, gente che per fare una pizza cercano di fare delle ricette magiche, cuochi che per fare un piatto di pasta sembra che chissà, e poi le nostre mamme, le nostre mogli ti fanno dei piatti che parlano davanti al re, specialmente non parla delle nonne. Ecco, quindi bisognerebbe tornare un po' alle tradizioni, ma vere. Ma tu sei stato uno dei primi a conquistare il video, a conquistare la televisione per raccontare il tuo lavoro, vero? Ho avuto il piacere che il dottor Ladona ha creduto in un ragazzo di poche parole, nel senso che era simpatico e volenteroso di fare. La fortuna di avere a fianco prima una persona adorabile, buona, intelligentissima, che è Fabrizio Mangoni. E quindi avere al suo fianco una persona così di cultura, così rasserenante, durante le quasi 100 puntate, non abbiamo fatta una
che non avevamo un testo, era tutto a braccio. Io partivo con un'idea, lui mi seguiva, a volte diceva: Antoni, mi puoi dire almeno di cosa si parla? Gli dicevo una cosa e poi casomai in video ne dicevo un'altra. E lui con quella bravura riusciva a prendere il concetto, e se io parlavo di mela, lui sapeva spiegare la mela da dove veniva, con un sorriso e una battuta. Ancora oggi, a passare 10 anni, la gente mi chiede per strada dove c'è Fabrizio, si pensa che vive con me, viceversa, anche Fabrizio ti chiedono dove sta Antonino. Diciamo al pubblico, Fabrizio Mangoni è un architetto, urbanista, docente universitario, che ha la passione del cibo e ha scritto dei libri di grande interesse, di grande divertimento sul cibo, e continua a scrivere. Mentre Latona è Walter Latona, è quel tempo quando Antonino faceva queste 100 ore di televisione, era il proprietario di 4 canali televisivi sulla piattaforma Sky, e se non ricordo male si trattava del canale Alice, quello in cui hai fatto le 100 ore di televisione. Ma recentemente so che hai fatto anche un programma su una nave, su una barca. Sì, sempre con Alice, facemmo l'ultimo programma che abbiamo fatto con Alice, con il dottor Walter Latona, era su un veliero, che abbiamo fatto ricette nel viaggiare tra Sorrento e Capri. Abbiamo fatto puntate dove si, insieme con l'amico Mariano Sessa, dove si cucinava e si facevano pizze e dietro c'erano i fraglioni, oppure dietro c'è la costiera sorrentina. Cioè, diciamo che Antonino e Mariano ne potevano pure fare a meno, basta che tu mettevi oppure è stata una cosa bellissima. Quella lì abbiamo fatto 25 puntate fatte in pochissimi giorni, perché era proprio in estate piena, quindi sotto il sole, però anche lì è stata una bella esperienza. Senti, abbiamo fatto altre con la PET, andando in giro per l'Italia, sì, con, certo, la 7, andando a cercare i produttori, e dove i produttori nel presentare mi davano un prodotto che era vino, che era caffè, che era parmigiano, e io entravo nella petta e formavo qualche cosa. Ecco. Mi sono cercato sempre le idee, qualcosa. Le idee mi sono sempre venute, e nell'arco della mia vita ho trovato persone che non credevano e persone, come sempre, che credevano in queste idee, e quindi abbiamo fatto qualche cosa. Anche il libro abbiamo fatto. Adesso dimmi, il salto è avvenuto però da uomo delle idee a imprenditore, perché 4 ristoranti, 5 ristoranti da gestire richiedono, tra le altre idee, le idee di un imprenditore. Partiamo che su ogni cosa c'è bisogno che gli altri ci credano, quindi io parto dalla quella più importante per me, che è stata l'azienda che ho costruito 25 anni fa quasi, con Roberto Savarese. Roberto Savarese è oggi mio cognato, ma all'epoca era solo un amico, dove abbiamo costruito questa azienda credendoci, senza nessun fondo dello Stato, nessun euro dato dalla banca in prestito, ma solo facce rosse e prestiti personali. Da lì si è creata una piccola azienda 20 anni fa, nel 2000, oggi un'azienda che fa circa 10 milioni di euro e fa circa 9.000 fruste all'ora. Questa è un'azienda che oggi è di proprietà di mio cognato con altre persone. Io qualche anno fa sono uscito perché avevo il sogno che ho spiegato. Quindi ognuno, poi man mano la televisione, man mano i libri, giustamente si comincia un po' a parlare di Antonino come si parla di tanti grandi chef e pizzaioli. E c'è qualcuno che crede in te, quindi si presenta, e lì poi nasce, perché poi puoi fare il classico McDonald's, per dire, dove tu metti la firma e fai quello che esce. Io invece sposo la causa, cioè se mi sei simpatico diventiamo amici, lo facciamo. E la prima cosa che gli chiedo: il locale sarà mio, non sarà tu sei quello là che sarà
l'investitore che stai vedendo, poi ricordi che il locale sarà sempre mio, perché solo così io posso garantire a me stesso e a te stesso il buon acquisto di questa cosa, cioè tu da imprenditore. E così è stato. A Milano con il signor Conte e giù con due ragazzi, Giuseppe e Marco, hanno creduto e entrambi dovevamo già aprire i secondi. Poi è successo che è successo, però non ci fermiamo. Ebbene, allora con l'augurio di continuare su questa strada, ci lasciamo fino a quando non sarà possibile nuovamente mettersi seduti a un tavolo e gustare le pizze. Una degustazione. Io ho avuto la fortuna di conoscere Antonino Esposito davanti a un piatto a Sorrento in una sera in cui lui mi ha proposto qualche assaggio di pizze. Ne ho mangiate 10. Ecco, questo per dire che quando cominci una degustazione di pizze di Antonino Esposito, il rischio è di non fermarsi. Grazie Antonino e tanti auguri a te, alla tua splendida famiglia e a Simona, che abbiamo conosciuto qualche giorno fa sul video su Mondo Vision di Mondo e che continuerà insieme a te a tenerci compagnia, speriamo, per qualche settimana, perché io so che il 18 di maggio si riaprono i ristoranti, si riaprono le pizzerie, si riapriranno i tuoi locali e ti faccio tanti auguri, perché le difficoltà credo saranno molte quelle che dovrai affrontare, vista la situazione in cui dovrai operare. Sì, io chiedo solo di l'ultima cosa, ringrazio innanzitutto davvero di cuore, speriamo che la mia speranza è che almeno un politico ci guardi e che pensi davvero a tanti ragazzi che già hanno aperto dei piccoli locali, persone che hanno già dato in banca per aprire un locale, che hanno famiglia dietro, che ci credono davvero, non che parlano solo, che ci credono ad aiutare. Ricordate solo una cosa, che io oggi ho 30 dipendenti, non riuscirò a prendere tutti e 30, 15 se l'avrà sul groppone lo Stato, perché non sta dando una mano, non sta aiutando, sta solo parlando, ancora non è arrivato niente. Allora, se tu oggi Stato mi dai la possibilità, con tasse, con agevolazioni, con tutto quello mi dai la forza, io i ragazzi li prendo tutti a lavorare. Ma se non fai così, i ragazzi li paghi te, tu Stato, e ogni mese solo da parte mia devi mettere mano a 15-20 mila euro, solo io, Antonio Esposito. Se tu mi dai la possibilità, questi soldi li pago io. È semplice, io con la terza media, è una terza media. Se tu non mi dai soldi, tu li metterai, perché io sarò stretto, pago poco, quello che posso fare, le farò io le pizze e tu pagherai i miei dipendenti, perché andranno in disoccupazione, caro Stato. Quindi, se tu non lo vuoi fare per amore, farò per intelligenza tua, per i tuoi interessi, perché tu, Stato, i soldi te li metti in tasca. Prima se li prendono loro i soldini e poi pensano a noi. Abbassatevi pure voi i costi. Fate per una volta, gli uomini, come noi siamo, abbiamo un'etica. Quando facciamo una pizza e dobbiamo mettere dei prodotti sopra, nel nostro piccolo, e non questa ormai non è buona, buttala, non darla al cliente. Tu politico fai proprio così. Per una volta siamo etici. Quando ho giurato che le persone mi hanno votato, fatelo, perché poi lo sappiamo che poi rubate sempre. Almeno aiutate i piccoli. Senza i piccoli, i grandi non fanno niente. Se no, si sta muovendo comitati, arriveremo a Roma. Purtroppo mi dispiace finire questa intervista così, però non si può finire con la tranquillità, perché tutti quanti siamo con il pensiero. Mi auguro che questa sia davvero un momento che lo Stato prenda. Cioè, che faccia parlare, che tutto il mondo parla, che i politici italiani hanno saputo fare politica, hanno saputo lavorare. Sarebbe bello, perché io giro il mondo, è bello parlare. Senti, quando sei italiano, che cosa bella. Sarebbe bello che dire
avete fatto un lavoro bello. In Campania abbiamo fatto un grande lavoro, siamo stati tutti in casa e infatti si è visto come siamo stati bravi. C'è bisogno di aiuto ora, di aiuto economico, se no non riusciamo a fare niente. Grazie Antonino. Grazie. Questo tuo appello credo che sia, anche per la sincerità e la generosità con cui l'hai detto, rappresenti l'opinione e le idee che hanno tutti gli operatori del settore della ristorazione. È veramente un settore molto difficile di fronte a una pandemia, alla vigilia dell'estate, cioè della stagione in cui le risorse economiche diventano importantissime per chi fa questo lavoro. Io mi associo a questo tuo appello e mi auguro che il governo sappia interpretare queste parole nel modo giusto. Grazie. Grazie.